Speciale calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Ma anche tennis, volley, ciclismo, sci e speciale sport storia. Dal 2009 il radio podcast Sport Speciale Calcio è trasmesso in tutta Italia da radio locali in FM, in onde medie, web radio, su Spreaker e YouTube. Cerca su Google Speciale Calcio. Questo è un programma in collaborazione con Mega Wilkins in via Aristotele 22 a Brugherio, Monza, Brianza. Nello store trovi prodotti di altissima qualità per la pittura, la decorazione, il bricolage e molto altro ancora. Idropitture per esterni e interni, attrezzi per imbiancatura, vernici ad acqua e a solvente, impregnanti e finiture per legno, prodotti e trattamenti antirugine, spray ad uso artistico per street art, vernici spray per utilizzi tecnici particolari, prodotti disinfettanti, igienizzanti e antiodore, polietilene ad alta densità verniciabile per decorazione, radiatori elettrici programmabili ad alta resa. Mega Wilkins si trova in via Aristotele 22 a Brugherio, Monza, Brianza, telefono 348-767-5104 oppure 039-289-151. megawilkins.com. Speciale Sport Storia. Speciale Sport Storia. Oggi parliamo della Coppa Davis 1976, che è stata la 65esima edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 56 nazioni, 32 della zona europea, 12 della zona asiatica e 12 della zona americana. L'Italia aveva battuto il Cile nella finale che si era giocata all'Estadio Nacional de Chile di Santiago in Cile dal 17 al 19 dicembre. La finale americana fu vinta dal Cile per 3-2 contro il Sudafrica, partita giocata dal 26 al 28 aprile di quell'anno a Santiago del Cile, quindi il Cile avanzava alle semifinali. Nella finale, per quanto riguarda la zona asiatica, l'Australia batté 3-1 la Nuova Zelanda e passò. Nella zona europea la finale si giocò tra Gran Bretagna e Italia, fu vinta dall'Italia per 4-1. Nel primo incontro Zugarelli batté Roger Taylor, nel secondo incontro Panatta vinse contro John Lloyd, nel doppio David Lloyd e John Lloyd batterono Paolo Bertolucci e Adriano Panatta, nel quarto incontro Adriano Panatta sconfisse Roger Taylor e nell'ultimo incontro Zugarelli si impose contro John Lloyd. L'Unione Sovietica batté 4-1 l'Ungheria a Tbilisi in Unione Sovietica dal 13 al 15 agosto 1976, ma si rifiutò di giocare contro il Cile alle semifinali per motivi politici che poi, e come sentiremo anche dai contributi audio nella parte successiva del programma, avevano anche in un certo senso coinvolto la nazionale italiana. Il Cile quindi passò direttamente in finale. L'Italia invece si giocò la semifinale in casa al Foro Italico a Roma sulla terra battuta contro l'Australia. Nel primo incontro Corrado Barazzutti batté John Newcomb, nel secondo incontro Adriano Panatta perse contro John Alexander, il doppio Bertolucci Panatta si impose su John Newcomb e Tony Roche, nel quarto incontro Corrado Barazzutti perse contro John Alexander, l'incontro decisivo, il quinto, fu giocato da Adriano Panatta contro John Newcomb, che vinse naturalmente Adriano Panatta e l'Italia andò a giocare la finale contro il Cile, partita che si giocò dal 17 al 19 dicembre 1976 all'Estadio Nacional de Chile a Santiago del Cile. Il primo incontro fu vinto da Corrado Barazzutti contro Jaime Filiol, il secondo incontro fu vinto da Adriano Panatta contro Patricio Corneo, mentre la partita fu decisa, diciamo, già dal doppio, perché Corneo e Filiol persero contro Bertolucci e Panatta. Poi gli incontri successivi tra Filiol e Panatta, vinto da Panatta, e l'ultimo perso da Zugarelli, furono ininfluenti per il punteggio finale. L'Italia si impose per 4-1 contro il Cile, vinse la Coppa Davis 1976. Il capitano non giocatore della squadra vincitrice quindi era Nicola Pietrangeli. La grande avventura della Coppa Davis inizia nel 1900 a Boston, quando il mancino Dwight Finley Davis, un giovane diplomatico statunitense amante del tennis, decise di sfidare la grande Inghilterra in un match che sarebbe divenuto storico, mettendo in palio una grande coppa d'argento di oltre 6 kg. Il giovane e i suoi amici vissero facilmente la sfida, decidendo però che la coppa passasse di volta in volta nelle mani dei vincitori delle successive edizioni.
Per l'Italia il celebre trofeo è sempre stato un sogno, per un motivo o per l'altro. Polemiche permettendo, però, quest'anno, il 1976, sembra la volta buona. Ma anche se siamo i favoriti d'obbligo, un ultimo allenamento non guasta mai. Il capitano Nicola Pietrangeli è riuscito a portare in Cile la squadra, malgrado feroci opposizioni politiche che volevano far boicottare l'avvenimento per osteggiare la feroce dittatura instaurata dal generale Pinochet. E l'occasione di disputare la finale con una squadra nettamente inferiore alla nostra è troppo unica per non sfruttarla. Ed eccoci al grande giorno, il 17 dicembre, un venerdì. In Italia porterebbe certo male. Nel nostro caso sarà l'inizio di una splendida vittoria degli atleti azzurri, i quali, scortatissimi da moglie e polizia, si avviano a disputare i primi due incontri della loro sospirata finale. Insomma, di me stesso, e sono in un posto meraviglioso, molto importante, che andrebbe secondo me più sponsorizzato e per farlo conoscere specialmente a tanti ragazzi delle scuole. E sono proprio nella Biblioteca Nazionale dello Sport, qui all'Acqua Cetosa. Io qui ci ho passato tantissime ore ad allenarmi nell'altro secolo. Oggi parliamo di un evento che è successo nel 76, che è l'anno in cui io ho giocato meglio, diciamo che ho vinto Roma, ho vinto Roland Garros. Poi alla fine dell'anno, a dicembre, ci fu la finale di Coppa Davis contro il Cile. Questa finale fu motivo di grande polemica a livello politico in Italia. Dovete pensare che eravamo negli anni 70, 76, 77, 78, sono gli anni, diciamo, un po' gli anni di piombo, per cui c'era un grande movimento, come dire, politico. Erano periodi abbastanza complicati, per cui per questa finale contro il Cile, ricordo che il Cile aveva fatto un colpo di Stato 3 anni prima, nel 73, in cui fu ucciso il presidente Allende. Chi lo uccise o lo fece uccidere era questo generale Pinochet, insomma, poi famoso, chiamato sanguinario, dittatore, insomma, un essere spregevole che è stato, diciamo, il boia dei cileni per certi anni. Per cui una parte politica italiana di quegli anni, soprattutto l'estrema sinistra, si era schierata contro la trasferta della finale di Coppa Davis a Santiago. Oltre, diciamo, uno schieramento politico contrario, c'era anche tutto un movimento di intellettuali, insomma, mi ricordo Domenico Modugno, Dario Fo, Franca Rame e tanti altri, che presero posizione affinché noi non andassimo a fare questa finale. Devo dire che noi invece volevamo andare, perché non volevamo rinunciare a tutto questo, diciamo, in nome della politica, perché per tutta la vita, da quando abbiamo cominciato a giocare da piccolissimi, il nostro sogno era appunto vincere la Coppa Davis. Per cui a un certo punto qualcuno doveva decidere, e la federazione, per
chiese al CONI se noi dovessimo andare a Santiago a fare questa finale. Il CONI non decise. Il CONI cosa fece? Chiese al governo italiano, in quell'anno lì c'era Andreotti come presidente del Consiglio, gli chiese se noi dovessimo andare in Cile a fare la finale. Il governo non decise, per cui ci fu un impasse, diciamo, abbastanza importante, non si riusciva a capire se noi dovessimo andare o non dovessimo, insomma, eravamo messi in una condizione abbastanza precaria. Poi successe qualcosa che cambiarono le cose, che fece cambiare le cose. Arrivò una lettera del Partito Comunista clandestino a Berlinguer, che tutti quanti sanno che era il leader del Partito Comunista, in cui diceva: no, voi dovete venire perché noi non vogliamo che Pinochet si possa fregiare un giorno di una vittoria così importante in una competizione sportiva. Per cui da quello che poi mi disse il senatore Pirasto, che era responsabile dello sport del Partito Comunista, Berlinguer parlò con Andreotti spiegandogli le ragioni, ma Andreotti non decise anche in quella occasione e ributtò la palla al CONI. Il CONI non decise neanche lui, cioè non dette ordini di andare, più che ordini, diciamo, il benestare per andare, e ritornò la palla alla federazione, e la federazione logicamente era d'accordo che noi andassimo, e andammo in Cile. Fu una trasferta per certi versi bellissima, e poi vi spiego perché. In campo il popolo cileno ci accolse in maniera straordinaria, non ci fece mai il tifo con, logico che facevano il tifo per la loro compagine, ma insomma non ci fecero mai cose che erano successe tante volte in altri paesi del mondo quando giocavamo in Coppa Davis. Però insomma io mi accorsi che c'era un'atmosfera, le poche volte che ci lasciavano uscire dall'albergo per andare ai campi di allenamento si vedeva, insomma, era palese che ci fosse un'atmosfera molto triste, molto cupa per quello che era successo. Però noi eravamo lì per giocare, e dopo il primo giorno noi andammo subito 2-0 dopo i primi due singolari. Corrado vinse contro Fiol e io vinsi contro Conneco. Il secondo giorno, che è il sabato, dove ci sono anche le presentazioni ufficiali delle squadre in campo con i relativi inni nazionali, io nel pomeriggio dissi a Paolo Bertolucci, che era il mio compagno di dopo, dissi: ma ce l'hai quella maglietta rossa della nostra marca che noi mettevamo? E lui dice: sì, ce l'ho. E allora: guarda, oggi pomeriggio giochiamo con la maglietta rossa. E Paolo mi disse: ma tu sei matto, qui ci arrestano. Dico: ma perché ci arrestano? Noi andiamo in campo con la maglietta rossa, non è che facciamo manifestazioni con striscioni o quello che è. Poi chi vuol capire, capisca. Una precisazione: la maglietta rossa non era il simbolo del Partito Comunista. La maglietta rossa era il colore dei fazzoletti che le donne cilene sventolavano quando andavano a protestare in piazza perché erano scomparsi i loro mariti, i loro figli, i loro fratelli in quel periodo orrendo che aveva, come dire, tutti i famosi desaparecidos, che non ci sono stati solamente in Argentina, ma ce ne sono tantissimi anche in Cile, forse ancora di più. Comunque quello fu un gesto, diciamo, che ci siamo sentiti di fare, ma che non fu capito,
non fu capito. Nessuno scrisse una parola, nessun giornalista scrisse una parola di questo gesto, e io ho sempre detto che se non avevano capito era grave, ma se avevano capito e non avevano scritto niente era ancora più grave. Comunque, noi ci sentivamo a posto con la nostra coscienza dopo questo gesto qua. Dopo 40 anni, credo più o meno, una sera in un ristorante, che io stavo raccontando questo episodio al mio amico che è un regista, che è Mimmo Calopresti, e lui mi disse: ma questa qui è una storia stupenda, dobbiamo farci un docufilm. E fu fatto un docufilm che si chiama appunto La Maglietta Rossa, e che fu presentato anche al Festival qui del Cinema di Roma qualche anno fa. Questa è un po' la storia, al di là che poi noi abbiamo vinto abbastanza facile, noi eravamo una squadra molto forte in quegli anni lì. E bene o male fu un'esperienza che mi ha un po' segnato, però positivamente, non negativamente, perché è giusto poi andare a vedere tutto quello che succede nel mondo, specialmente in certi anni in cui era difficile anche muoversi. Speciale Sport Storia. Speciale Sport Storia. Un programma in collaborazione col Movimento di Promozione del Reddito di Base Incondizionato. 2,6 milioni di disoccupati, 17 milioni di cittadini a rischio povertà, 8 milioni di persone povere, 4,5 milioni in povertà assoluta. Tutto questo in Italia nel 2021. Non ci sono mai stati così tanti soldi e così tanta insicurezza. C'è un movimento in Europa che propone un'alternativa. Non è un'idea nuova, ma è giunto il momento di metterla in azione. Si chiama reddito di base incondizionato. Tutto il mondo ne parla e con 1 milione di firme entro il 25 dicembre 2021 possiamo chiedere alla Commissione Europea di introdurlo. Visitate il sito eci-ubi.eu per maggiori informazioni e fermate la nostra iniziativa. Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storico. Ma anche tennis, volley, ciclismo, sci e speciale sport storia. Dal 2009 il radio podcast Sport Speciale Calcio è trasmesso in tutta Italia da radio locali in FM, in onde medie, web radio, su Spreaker e YouTube. Cerca su Google Speciale Calcio. Ascoltare la trasmissione, andate su www.pietrocesaro.com. Un saluto da Pietro Cesaro.